Chiunque abbia letto il libro o anche solo abbia visto il film La storia infinita sa bene come il nulla stia avanzando e stia divorando progressivamente ogni realtà. Non vi è nulla in grado di resistere alla marcia trionfale del nulla, il quale nulla assorbe, ingloba e distrugge ogni realtà. Tutto è in preda del nulla. Il romanzo, come anche il film La storia infinita, mettono magnificamente a tema, io credo, quel processo di svalorizzazione dei valori, come lo chiamava Nietzsche, o se preferite, di annichilimento completo di ogni realtà che caratterizza a maggior ragione il nostro presente. L'ospite più inquietante dal quale ci aveva messo in guardia Nietzsche nell'Ottocento si è oggi manifestato, e tale ospite corrisponde al nulla della società nichilistica del mercato, dove tutto viene divorato dall'onnipervasiva marcia della mercificazione, dell'aziendalizzazione integrale del mondo della vita. Tutto precipita, non vi è valore che resista. Assistiamo oggi a una devalorizzazione, a una deeticizzazione, a una sdivinizzazione, per dirla con Heidegger, ossia a un processo di svuotamento di senso, svuotamento di significato, perdita di valore di tutto ciò che fino a non molto tempo fa un valore aveva. E questa è la cifra dell'odierna società di mercato, la quale, intrecciando le grammatiche di Nietzsche e di Marx, si caratterizza come l'epoca del nichilismo completo, scaturente dall'estensione illimitata della forma merce come tipica della società di mercato. Se vogliamo dirla con Marx e con Nietzsche, dobbiamo dire che il nichilismo compiuto, il vuoto che oggi tutto divora, consiste esattamente nell'estensione illimitata della forma merce e dunque nella conseguente riconfigurazione di quella che fino a ieri era economia di mercato in società di mercato, ossia in aziendalizzazione integrale del mondo della vita, in pervasiva, opera di riassorbimento di tutto ciò che è nel solo valore di scambio, a cui tutto diventa relativo. Questa è la società del nulla pienamente realizzato. Questa è la società nichilistica in cui tutto precipita, in cui non vi è valore che sopravviva. E proprio come la opera della storia infinita, occorre mettere a tema questo incedere onnipervasivo del nulla. Occorre anche mettere a tema la necessità di resistere, come Atreju, il protagonista dell'opera, che lotta in compagnia degli altri personaggi eroici messi a tema nell'opera contro il dilagare del nulla. Fantasia, il luogo dell'immaginazione, della capacità di programmare futuri alternativi, realtà altre rispetto al nulla della società di mercato in cui stiamo precipitando, deve tornare a essere l'orizzonte immaginativo, collettivo, in nome del quale ridisegnare il presente e riscriverlo con altre grammatiche sottratte alla prosa reificante del nulla ovunque dilagante. Questo è il compito principale di un pensiero critico non arreso alle logiche fatalistiche dell'esistente, di una società a cinismo avanzato, che tutti ci fa precipitare nel nulla dilagante per un verso e in maniera sinergica e convergente in quella che nella storia infinita viene chiamata come la palude della tristezza, dove ogni progetto, ogni sogno emancipativo, ogni sogno di una cosa, per dirla con Marx, precipita esso stesso nel nulla, viene riassorbito nella voragine della palude della tristezza. Leggi cioè il disincantamento, la paura, la fine dei sogni emancipativi che avevano colorato, sia pure di lacrime e sangue, la modernità. E dunque dalla nostra capacità di riappropriarci della capacità di pensare altrimenti l'esistente, che possiamo dare un senso al nostro essere al mondo e dare vita a una possibile resistenza al dilagare del nulla ovunque imperante. Oggi potremmo anche dire così, il solo pensiero veramente possibile è il pensiero del possibile, cioè il pensiero in grado di far brillare di nuovo il senso della possibilità contro la mistica della necessità coessenziale alla società nichilistica che annulla ogni senso nel non senso della società mercificata, che cerca di convincere le nostre menti e i nostri cuori che il mondo odierno è orribile ma non è rettificabile, è osceno ma non è perfettibile. Ecco, ancora una volta occorre riappropriarci della nostra capacità, come in fantasia, di pensare altrimenti l'esistente.